Ciao, io sono Jaser e siccome abbiamo capito che non sappiamo cucinare e per far uscire qualcosa di decente dobbiamo fare ricette dove si assembla semplicemente, a questo giro faremo la cioccolata di Ned Flanders, direttamente dal film dei Simpson. Non possiamo sbagliarla. Gli ingredienti sono questi: 250 ml di latte, 60 di cioccolato, poi ci servono dei wafer, in realtà solo uno, e un marshmallow. Avrebbe dovuto essere bianco, non li ho trovati bianchi, è verde, però se lo desaturi sembrerà bianco. E poi la panna montata. Credo basta. Ah, no, lo zucchero ci manca. Non abbiamo lo zucchero? Ma non è possibile. Qui siamo al limite dell'imbarazzo, però, Se mettiamo il miele. Secondo me sembra che lo facciamo apposta. Non è credibile, se no. Vabbè, dai, usiamo il miele. Vediamo come viene. Una cioccolata al miele. Un dolcificante naturale il miele. Infatti, mettiamo il miele. Mettiamo il miele. Questi sono gli ingredienti. Ora noi andiamo a fare la cioccolata. Come prima cosa, andiamo a sciogliere il cioccolato all'interno del microonde. Potremmo farla a bagnomaria, ma così è più veloce. Allora mettiamo il latte in un pentolino. Poi magari è tantissimo 30 grammi di miele, non lo so. Vai 28, così non è 30. Scaldate il latte con lo Ma non far vedere che stiamo seguendo una ricetta, sembriamo degli incompetenti. Non far vedere che c'è. Ah, ok. Ma non si è sciolto, si è bruciato. Allora va messo dentro qui. Allora adesso dice di mescolare energicamente. Per farla bella densa si aggiunge anche l'amido di mais. Io non l'ho detto perché pensavo di non averlo in casa. In realtà ce l'abbiamo. Quindi piuttosto che farla andare a male, buttacelo dentro. Balliamo. Nel mentre che lasciamo cuocere la cioccolata, sperando che si addensi, devo fare una cosa perché mi ero dimenticato, o meglio mi ero dimenticato, dovremmo alla fine grattugiare il cioccolato. Il fatto è che non abbiamo una grattugia, quindi andremo a tagliuzzare molto molto finemente questo cubetto di cioccolato, che di cubetto non ha nulla, quindi questo triangolo di cioccolato, nella speranza che sembri grattugiato. Io trovo incredibile come più andiamo avanti, più sbagliamo tutto, anche cose semplicissime. Ma se non abbiamo grattugia. Ma infatti in realtà questo video non è per fare una ricetta, è per far vedere come ci si può riadattare senza avere nulla, ma comunque provarci, no? Come si fa? Così? Ah, così! Beccatela che roba! Mamma mia, sembra un cuoco professionista. Guarda qua com'è grattugiata, bellissimo. È venuta densa, prova. Beh, ha un po' di grumi, Allora, se la guardiamo così sembra densa giusta. È giusta. Ha un sapore strano. È cioccolato con latte. Adesso che abbiamo la nostra cioccolata e possiamo finalmente procedere al momento dell'assemblaggio, voglio prima dirvi una cosa. Dicela! Ve la dico. Immaginate di essere in giro per il mondo, ok? E voi volete vedere un episodio dei Simpson, ma in quel paese i Simpson non sono disponibili. Come facciamo allora? Grazie a NordVPN, perché in qualsiasi parte del mondo voi siate, vi permette di cambiare il vostro indirizzo IP e geolocalizzarvi nel paese che volete. In questo caso basta connettervi ad un server italiano e a quel punto è come se il vostro dispositivo fosse fisicamente in Italia e quindi potete accedere a tutti i cataloghi streaming italiani. Tra l'altro, essendo una VPN, NordVPN vi permette anche di proteggere la vostra privacy e i vostri dati online. Quindi andate su nordvpn.com/jaser oppure cliccate nel link in descrizione per avere un forte sconto più 30 giorni di prova gratuita soddisfatti o rimborsati. Possiamo procedere con l'assemblaggio. Ciao bellina! Era meglio usare la tazza piccola, più bassa. Questa è la cioccolata e noi mettiamo così di panna. O se no la mettiamo dentro la tazza ciambella, che è super a tema Simpson. Però in realtà non c'entra nulla. È una tazza col buco. Cambiamo tazza, così possiamo rivedere questa bellissima cioccolata che scende. Sembra quasi più budino. Eccolo. Vai, vai. Io non riesco. Ma non esce bene. Va bene, va bene, basta. Ma che questa forma? Guarda che quella è colpa tua, L'hai fatta te in quella forma lì. Ma che cos'è? Poi bisogna mettere il wafer qua dentro. Ora, sopra il wafer si mette altra panna montata. Ma seriamente? Sì. Perché bisogna metterci sopra il marshmallow. Ma forse prima bisogna... Prima del marshmallow andava messo il cioccolato grattugiato. Sta andando un po' fuori. Ma si sta sciogliendo tutta la panna nel mezzo. Dai, veloce, no. Mettiamo il marshmallow qua sopra. E poi andrebbe... Arrivo subito. Questa cosa non va assolutissimamente fatta. Ci vorrebbe il... Ah! Dai, va bene così. Non è neanche venuto. Come no? Si è caramellato, Ed ecco a noi la cioccolata di Ned Flanders. Versione triste. Però c'è scritto I love you, quindi è dolce. Ma si è sciolta la panna. Oh! Che schifo.
Ma c'è il naso tutto sporco! Buona! Ha uno stranissimo retrogusto di miele. Vabbè, ma è miele, cioè, sai che roba! Ma possiamo dire che ce l'abbiamo fatta? Io non voglio crederci che abbiamo fallito No, la ce l'abbiamo cioccolata. fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta! Non è così malvagio, è solo un po' strana. Però si fa mangiare molto volentieri, magari con anche altri wafer. Più passa il tempo, più diventa grumosa. Grazie mille per essere stati con noi. Comunque quella è una tavoletta di cioccolato intera praticamente. Ci vediamo in un prossimo episodio, sperando, niente, che ci vediamo. Ciao!